organizzata proprio dall'Ordine degli Avvocati qua di Palmi. Ecco, questa mattina si è celebrata con Sua Eccellenza il Vescovo, il Procuratore, il Presidente del Tribunale, ecco, e le forze dell'ordine. Sì, è stata una bellissima occasione di comunione tra tutte quelle che sono le istituzioni presenti nel contesto del Tribunale e anche al di fuori di quello che è il contesto del Tribunale. Abbiamo avuto la celebrazione da parte del nuovo Vescovo e questo è stato motivo per noi di grande orgoglio e di grande soddisfazione. Abbiamo augurato in questa occasione al Vescovo i migliori auspici, le migliori attività per quanto riguarda il suo compito difficile, il suo ruolo pastorale, dando ovviamente la disponibilità del Consiglio dell'Ordine laddove ci fosse la necessità per qualsiasi tipo di iniziativa. Il messaggio è quello di recuperare il senso del lavoro, perché il mondo si sta, la nostra società si sta scristianizzando, pur continuando a celebrare il Natale. Ma quale Natale? Il Natale dei panettoni, dei pandoro, dei regali, che sono cose buonissime, belle, che tutti, diciamo, non nulla di male ad aspettare il Natale Però si anche stanno così. perdendo i valori, Si ecco questo. stanno perdendo i valori. E quindi io l'augurio e il messaggio che ha lanciato anche questa celebrazione in quest'aula è proprio questo, che non si perda mai di vista quello che il Natale ha significato nella storia dell'umanità. È un messaggio di pace, nel Natale più vero che c'è, quello religioso, quello sentito, quello che va oltre le formalità. È un Natale in cui la giustizia ha bisogno di serenità, ha bisogno di tranquillità mentale, di quella pace che è soltanto anche un rapporto con una forza superiore portata. Buon Natale a tutti. Grazie. Qual è il messaggio che mandiamo d'augurio, ecco, a chi ci sta guardando, ecco, da un pastore come lei? Sicuramente un augurio di pace per voi, per le vostre famiglie, perché questo desiderio non sia solo un dono che viene dall'alto, ma anche qualcosa che noi costruiamo con il nostro impegno quotidiano di apertura verso gli altri e di generosità di bene, perché quando noi abbiamo questo atteggiamento non possiamo non costruire ponti di pace. Questo è l'augurio che facciamo a chi ci sta vedendo, ascoltando, e a tutti coloro che incontreremo in questi santi giorni, che l'esempio di Gesù bambino possa essere veramente di aiuto per noi, di sprone, di incoraggiamento, con la speranza che passi nuovi, anche se piccoli, di pace li possiamo veramente fare nel nostro cuore e nella storia di oggi. Questa è stata una messa un po' particolare perché si è svolta all'interno della giustizia, ecco. Sicuramente molto significativo, molto bello l'invito e molto importante questo gesto, questo segno che dà speranza, perché la giustizia a volte è coniugata con un senso di ingiustizia o di oppressione. In realtà vorremmo sempre di più umanizzare questa realtà, è necessaria per il vivere insieme, che sia però sempre attenta alle situazioni reali delle persone, sia nella loro situazione di fragilità, sia nella loro situazione di fatica. Allora, questo essere attenti alla persona è l'atteggiamento più giusto.